Beppe Sculli, attaccante importante, cognome assai scomodo per motivi che non stiamo qui a ricordare. Indagato per la vicenda scommesse, nel maggio 2012 il GIP Guido Salvini non accoglie la richiesta della PM Roberto Di Martino di arrestare l'attaccante calabrese, uno dei promotori, secondo l'accusa, della combine di Lazio-Genoa 4-2 del maggio 2011, per la quale sono stati arrestati Omar Milanetto, Stefano Mauri e indagati, oltre allo stesso Sculli, anche Domenico Criscito e Caca Calazze. Sculli decide per la prima volta da capitano del Pescara di parlare della sua storia. No, di quella cosa non mi preoccupa per niente, perché io sono stato solo indagato. Il mio nome ha fatto notizia per Genova Siena per tanti motivi, però poi quando si stringi sul tavolo e guardi quello che c'hai, ti faccio una risata e me la faccio bella pure. Di questa cosa delle scommesse, la prima volta che mi hanno interrogato è stata penso 2 mesi fa. Dopo un anno e mezzo che c'è sto processo. Non siamo andati sul calcio scommesse, siamo andati sulla mia vita privata, che è diversa che le scommesse. Le scommesse sono una cosa e io non c'entro niente. La mia vita privata, io posso fare che cosa voglio della mia vita privata. Per quello dico che sono tranquillo quando poi guardo che sul tavolo le mie carte le apro e dico scusa, perché sono centro su questo scandalo scommesse? Che io non ho una parola con nessuno, non parlo al telefono con nessuno, non ho contatti con nessuno, non mi hanno visto con nessuno, non ho parlato con nessun calciatore. Premesso, non esco con compagni di squadra, mai. Io non esco con colleghi di gioco, mai. Quindi non vedo perché mi devono associare a certe persone. Quindi io quando so quello che ho fatto della mia vita e non c'entro col calcio scommesse, basta. Cioè, non ho capito. La mia vita privata me la conduco come voglio io. I miei amici me li scelgo io. Io posso parlare con chiunque. Poi se io parlo con 3 persone in Italia faccio un'associazione, è così, è la verità. In riferimento invece ai fatti di Genoa-Siena, 1-4 dello scorso campionato, pressioni da parte dei tifosi allo stadio con giocatori costretti a togliersi la maglia, la Procura federale ha accusato Sculli di non aver detto il vero alla Procura sui suoi rapporti con la tifoseria genoana. Fu l'unico a non togliersi la maglia. Lo scorso 30 novembre la Procura di Cremona ha chiesto una proroga di 6 mesi per lui e per altri 32 degli indagati. Genoa-Siena uguale. Io vado a parlare con uno dei tifosi per dire 4 parole, dire fateci continuare la partita perché se no siamo retrocessi, parole queste sono state, se no siamo retrocessi perché 3 punti ormai la partita è persa, 2 punti di penalizzazione e noi siamo retrocessi. Queste parole sono state dette, punto. Cioè, il discorso. Tutto da questo colloquio. Sì, perché il giorno dopo tutti complimenti, complimenti, complimenti. E poi dopo una settimana è arrivata la neve, la grande in addosso, mi hanno massacrato. È così. Cioè, e quindi alla fine si racchiude in questo, la storia è questa. Io da quel giorno è la prima volta che parlo oggi, ve lo dico, che non ho mai parlato con nessuno perché non ho mai fatto nessuna intervista con nessuno, né con giornali, né con televisione, né con niente, perché non parlavo con nessuno. Dico, parlo perché giustamente poi sono anche capitano della squadra. Alcuni punti li volevo chiarire. Questa è la vicenda personale di Beppe Sculli, che poi parla volentieri della sua esperienza in Biancazzurro. Facile chiedergli dell'ultima partita. Ci togliamo il dente da subito. Che cosa ti ha detto Mazzoleni? A me personalmente mi ha detto solo non mi condizionare la partita, ma quando la partita forse la stava condizionando lui e con le sue decisioni. Però un fenomeno questo. Sì, però detto questo dico che gli errori arbitrali ci stanno, sicuramente non le parole del dopo l'errore non ci stanno, quello che ha detto non va bene, il presidente nostro l'ha preso in considerazione anche molto bene, se noi prendiamo rigore subito, non lo so se vinciamo, forse perdiamo lo stesso 2-1, però tanto va in vantaggio, non lo so come vanno le partite, sono partite poi alla fine in questo momento sono dettate da episodi. Vai a guardare la nostra partita col Chievo, alla fine l'hai persa all'ultimi 2-3 minuti.